poiché Dio è colui che opera il volere. Chi opera in noi? Chi opera in te? È Dio. Ha messo in noi il volere e il potere. Amen. Il volere e il potere, affinché noi adempiamo il piano di Dio, affinché io e te adempiamo il proposito di Dio. Lo stesso Spirito, seguitemi, lo stesso Spirito che ha risuscitato Gesù dalla morte ha risuscitato il nostro spirito dalla morte, perché noi eravamo morti nei falli e nei peccati. Amen. È lo stesso Spirito che ha operato con Gesù, è la stessa unzione. È vero, tu direi, pastore, ma Gesù ha avuto un'unzione senza limiti. Bene, ok, ci siamo, ma tu e io, se siamo nati di nuovo e siamo stati battezzati dallo Spirito Santo, abbiamo l'unzione dentro di, o l'unzione dentro che mi cambia, mi trasforma. Amen. Affinché io posso dire come Paolo: non sono più io che vivo, ma è l'unzione, ma è Cristo che vive attraverso di me. Wow! Ma questo messaggio è per quelli di serie A? No, questo messaggio è per tutti quanti noi. Amen. Il succo del Vangelo è questo. Non ci giriamo intorno e non ci prendiamo in giro questa mattina. Il vero Vangelo è questo: non sono più io, perché Bruno è stato crocifisso, perché Bruno è stato appeso al legno in Cristo Gesù, perché Bruno è sottoscritto, è morto per Gesù, ma è risuscitato con Gesù. Ma non rimane con la salvezza. Tu non devi rimanere con la salvezza. Sono salvato, sono battezzato e gloria a Dio, alleluia. Ma poi c'è un progetto, poi c'è un piano, c'è un proposito, ci sono opere, ascoltatemi bene per favore, ci sono opere che Dio ha preparato per noi. L'unzione dentro che mi cambia e mi trasforma, ma l'unzione sopra, affinché io posso predicare il Vangelo ai perduti, affinché posso liberare i posseduti, affinché posso sconvolgere la città, la regione, la nazione. Io non voglio passare per questa vita come un anonimo, io voglio lasciare un segno indelebile in questa e per questa generazione, nel nome di Gesù. Ci siamo? Posso? Certo. Paolo disse: io posso. Di insieme a me: io posso. Dillo di nuovo: io posso. Di nuovo: io posso ogni cosa in Cristo Gesù che mi fortifica. Non è un sermone tematico, è l'unzione, la parola che sta parlando ai nostri cuori questa mattina. Non è un sermone schematico, hai preso appunti, è l'unzione che sta parlando a te, è la parola che sta parlando a te. Dio non ti vuole in quella condizione, Dio ha un livello, può portarti a un livello più alto.